Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Adesso che ho acceso le luci artificiali farò l'occhio rosso toxic style. Bene, allora ragazze, iniziamo subito. Voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto. Sono stata da Tiger e mi avete chiesto appunto dove trovassi io Tiger e lo trovo al centro commerciale Campania. Allora ragazze, iniziamo subito. Ho preso diverse cose. Le bacche di Voji, queste qui che le ho pagate 1 euro, io ultimamente le sto utilizzando molto nella mia alimentazione, anche se a dire la verità non mi piacciono tantissimo come sapore, quindi non le mangio assolute così, ma le metto tipo sempre o nel yogurt o nel frullato. Poi ho preso queste cannucce che sono troppo sfiziose, ragazze, tipo hanno la mela, la pera, e io la mattina mangio quasi sempre dei frullati, mi piacciono tantissimo, e con questo qui danno un'allegria nella tazza, una cosa pazzesca, quindi ho preso queste qui. Ho preso perché era il giorno dopo era carnevale, allora io tipo per giocare con mia nipote, per fare scemo per strada, ho preso questo. È un naso da coniglia, da, oddio, aspettate, da coniglietta, da coniglio. Come ultima cosa, aspettate, no, qui perché questo è stato proprio un errore pazzesco che ho fatto, ho preso le banana chips, io andavo di fretta, io mangio quasi sempre di solito i muesli, quelli lì con la frutta secca, quella di disidratata, e pensavo che appunto queste qui fossero le, a vederle ad occhio, no, così, mi sembrava che fossero appunto la banana disidratata, invece ho letto che la banana chips, che sarebbe appunto fritta, cotta, niente proprio di meno che nell'olio di cocco. E questo qui è tutto quello che appunto ho preso da Tiger, perché Tiger è un po' come Essence, ragazzi, ho imparato a darmi più una calmata, perché quando andavo da Essence, quando vado, prima cioè ci spendevo un capitale, perché tipo vedevo la matitina 1,99 euro, lo smaltino 2 euro e prendevo una torfia di roba e alla fine spendevo tipo più da Essence che da MAC, e anche lo so che magari da Essence compri più cose, però mi rendevo conto che le cose che compravo da Essence non le utilizzavo molto spesso, mentre invece se compro lo set di MAC lo finisco anche. E a proposito di MAC, ragazzi, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso da MAC. Allora, avevo finito il fondotinta mio preferito, che appunto questo qui, che è il Pro Longo Wear. Allora, l'ho già utilizzato, l'ho utilizzato proprio oggi, ed eccolo qui, l'ho già sporcato tutto. Questo qui è appunto il Pro Longwear nella tonalità NC40, che è appunto la mia tonalità, l'ho messo anche adesso, e per chi ha la pelle con un sottotono olivastro, gli NC di MAC non li batte nessuno, perché di solito è difficile trovare il giusto sottotono per quanto riguarda i fondotinta. Io con la pelle olivastro ogni volta sembro di essere grigia con altri tipi di fondotinta, quindi adoro questo qui, l'avevo finito e l'ho ripreso. E poi ho preso un correttore, c'è anche qui lo scatolino, questo qui è l'NC30 ed è il Select Cover Up, lo utilizzo anche in questo momento, adesso è sera, tipo mezzanotte, e insomma ha tenuto bene su tutta la giornata e non va nelle pieghe. Adesso non vorrei dire non va nelle pieghe perché in questo momento è tardissimo e quindi ce l'ho da stamattina, figuratevi. Però sì, mi ha coperto benissimo l'occhiaia e mi ha anche abbastanza illuminato. Voi lo sapete io che bellissime occhiaie scure ho, e quindi ve lo consiglio questo qui. Poi magari io mi preparo con voi, vi farò vedere anche l'applicazione di questo qui. E da MAC sono andata principalmente anche per rifare la ProGuard. Io ho lo sconto del 30%, che è quello che in pratica danno tipo parrucchieri oppure anche ai fotografi, insomma chi si occupa un pochino dell'ambito di bellezza. Invece mentre i makeup artist appunto hanno lo sconto del 40%, quindi uno sconto stupendo. Ho comprato queste due cose e poi ho portato indietro, ho fatto il back to MAC. In pratica quando portate 6 scatole vuote di prodotti di MAC, vi danno un rossettino in regalo da scegliere, e sono rimasta malissimo per una cosa: prima valevano anche i pacchettini per quanto riguarda le ciglia finte, adesso non le accettano più, quindi insomma ragazze, con il back to MAC ho preso questo qui che è il Retro Matte Flat Out Fabulous, che è appunto questo colore qui bellissimo, e poi i retro matte sono molto 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 matte, sembrano una tinta labbra, insomma questo qui è bellissimo, veramente è diciamo un
fucsia, un po' violaceo, con il sottotono un po' violaceo, comunque un colore molto molto particolare, lo conoscerete tutti. So qui lo scontrino, quindi magari per chi fosse curiosa. Allora, il back to max, vabbè scusate, il back to max, sì, buonanotte. Allora, riattivare la ProCardo mi è costata 40 euro. Il rossetto e il lipstick costa appunto 19 euro, ma mi è stato dato appunto in regalo col back to MAC. Mazza ragazzi, MAC, vabbè, ha alzato i prezzi in una maniera assurda. Prima il rossetto non costava 19 euro inizialmente, costavano di meno. Poi ragazzi ho preso il prolonger, questo qui che costa 33,50 euro, ma con appunto il 30% di sconto viene 10 euro in meno. E poi il Select Cover Up che costa appunto 19,20 euro, con lo sconto viene 5,76 euro in meno. E queste qui appunto erano le cose che ho preso da MAC. E adesso veniamo alle Yankee Candle. Allora, ho preso ragazze, finalmente l'ho trovata in quel negozio, l'ho trovata, ed è la Vanilla Cupcake, questa qui che è troppo buona. Ragazze, e ti sto dicendo, ti odoro, ti odora tantissimo, profuma tantissimo, odoro pure tu, bene. Io glielo ho detto, ascoltami, io vengo una marea di volte, ma la Vanilla Cupcake non la trovo mai. Infatti lei mi ha detto che appena fanno l'ordine sono le prime a finire quasi subito. Ho preso questa qui e poi ragazzi ho preso un'altra candela, che questa qui è la Black Cherry. Ragazzi, questa qui sa di amarena, una maniera incredibile. Questa qui costa, se non erro, 2,50 euro, queste qui piccoline così. Non ricordo il nome, cioè hanno un nome queste size, questa size qui, però non ricordo assolutamente. E ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti. Mi è arrivato un pacco stamattina con tutti i prodotti di The Balm che appunto mi hanno mandato per una collaborazione. Sono stata davvero molto molto contenta. Ho ricevuto anche un illuminante che in molti mi avevate consigliato, perché volevo prendere Mineralize Skin Finish, ma appunto visto che comunque mi hanno inviato questo qui, non l'ho preso. È bellissimo, quindi non vedo l'ora di mostrarvi anche questi prodotti. Quindi nulla, io vi aspetto in un prossimo video e vi mando un bacione. Ciao.